Una delle differenze tra zona arancione e zona rossa è la chiusura di centri estetici e negozi. Se per bar e ristoranti, infatti, passare dalla zona arancione a quella rossa cambia poco o niente, per chi lavora in un negozio o in un centro estetico, il cambio di colore fa la differenza tra aprire del tutto e chiudere del tutto. E tra tutti questi cambiamenti di colore, che prima duravano settimane, ma ora durano anche solo qualche giorno, i titolari di negozi e centri estetici non fanno altro che alzare e abbassare le saracinesche, senza sapere per quanto tempo potranno lavorare prima di tornare a chiudere. 15 giorni chiusi, 15 giorni aperti, 15 giorni chiusi, mettono in confusione la cliente finale e noi non riusciamo a fare una programmazione esatta del lavoro. Tra le difficoltà maggiori di questo apri e chiudi altalenante, quella di mantenere un contatto con i clienti e quella di comprendere il perché della chiusura dei centri estetici nella zona rossa, quando altri servizi alla persona come i parrucchieri invece restano aperti, visto che anche i centri estetici hanno investito in sicurezza e protocolli. La richiesta del settore è dunque quella di ricomprendere le attività dell'estetica tra le attività per i servizi alla persona ritenute essenziali e quindi da non chiudere durante la zona rossa. La prima cosa da fare è far riaprire queste imprese che operano regolarmente e che operano in sicurezza. Le continue chiusure, inoltre, afferma CNA, alimentano la piaga dell'abusivismo. Il dato che emerge è un dato allarmante, che evidenzia come per questo settore la percentuale dell'abusivismo sia una percentuale addirittura doppia rispetto alla percentuale dell'abusivismo sui settori trasversali. Quindi parliamo di una percentuale prossima al 27%. Bisogna che ci sia una gestione dei controlli sul territorio più importante.